Ciao, siamo su Evolution.it con un Dell Venue 11 Pro. Questo è il nuovo tablet 10.8 pollici rivolto agli utenti aziendali, agli utenti business, a chi ha bisogno veramente di lavorare, ma chiaramente disponibile anche agli utenti tradizionali. È il più grande, il più concreto, il più valido rivale di Surface 2 di Microsoft, ma ha alcune caratteristiche tecniche, pratiche e funzionali esclusive che sono presenti solo in questo modello. La prima, la più grande, la più importante da questo punto di vista, è la possibilità di togliere il pannello posteriore in questo modo ed accedere così alla batteria, al disco SSD e ad altri componenti come la scheda di rete wireless e Bluetooth. La memoria RAM è saldata, ma comunque questa possibilità di espansione è unica in questo momento sul mercato. Ci sono tre configurazioni di Dell Venue 11 Pro disponibili in Italia. La più economica parte da 479€ ed ha processore Intel Atom Bay Trail e 2 GB di RAM. Questa è quella di mezzo da 699€ con Core i3, 4 GB di RAM, disco vero disco SSD da 128 GB, altre chicche come 4 microfoni, Wi-Fi dual band ed altre cose, la scheda grafica HD 4006 ed altro, magari approfondite sul sito Dell. Tutte hanno display Full HD 10.8 pollici, porta USB la grandezza standard qua sul lato, mini HDMI sul lato, l'altra micro USB, lettore SD e tutta una serie di sensori integrati, compreso l'NFC qua sulla parte posteriore, e tutte possono essere abbinate ad una serie di accessori, e io qua ho quello un pochetto più importante, più divertente da vedere, ovvero la tastiera mobile docking che integra, oltre alla tastiera, al touchpad e a questa cerniera che permette di utilizzarlo a modo di netbook, una batteria secondaria aggiuntiva integrata che secondo le specifiche Dell arriva a 10 ore, aggiunge 10 ore di autonomia. Torneremo più tardi sulla tastiera perché, nonostante una qualità costruttiva davvero eccellente e alcune buonissime cose, ha un grande difetto, un unico difetto, poi dopo vi dirò qual è. Ritorno sul mio tablet perché voglio farvi vedere un po', a proposito proprio di qualità costruttiva, come è fatto questo Venue 11 Pro. L'esterno è tutto in metallo, soltanto il retro è in una plastica, tra l'altro rifinita come la linea XPS di Dell, quindi ho anche come lo stesso Venue più piccolo, il modello da 8 pollici, quindi anti-impronte, potete toccarlo tutto il giorno e resta comunque bello da vedere, assolutamente antiscivolo. Il tablet non flette, non scricchiola, è molto molto ben assemblato e costruito. Lo schermo da 10.8 pollici lo rende un po' più grande della media, qui al centro c'è il tasto home con vibrazione integrata, però tutto sommato si riesce a tenere bene in mano. Peccato che il peso sia di 790 grammi, questo soprattutto un po' dovuto alla componentistica, ma anche alla possibilità di espandere, no? Di accedere alla batteria, ai componenti interni, questo solitamente sbilancia un po' il peso. L'insieme tablet più tastiera pesa 1,5 kg circa, e non è poco, ma bisogna considerare che abbiamo due batterie, oltre alla possibilità di conversione, questa enorme cerniera in metallo integrata nella tastiera che davvero contribuisce moltissimo ad aumentare il peso. Lo schermo è un Full HD, lo abbiamo già detto, ed ha una luminosità che si avvicina ai 400 nits, quindi molto alta. Da questo punto di vista però siamo un po' sotto la media del Surface 2, no? Giusto per citare il suo principale concorrente che supera questa soglia, ma vi assicuro che insomma si riesce a visualizzare bene, regolato al massimo anche all'aperto, e soprattutto che c'è un'ottima riproduzione dei colori, un ottimo contrasto, quindi qualitativamente un ottimo schermo. In più non bisogna dimenticare che Venue 11 Pro integra il digitalizzatore Synaptic, proprio come il modello più piccolo, come il Venue 8 Pro, e quindi acquistando la penna separatamente costa circa 29€, 30€, si può avere riconoscimento della pressione e riconoscimento del palmo, quindi scrivere, prendere note e disegnare. Non siamo a livelli di una Wacom, ma in fondo il prezzo è molto più basso, e poi questo è l'unico tablet che permette di aggiungere in un secondo momento, quando sarà necessario, quando ne verrà fuori la necessità, una penna, un pennino aggiuntivo. A livello prestazionale non ho veramente nulla da dire, questa configurazione con Core i3 di quarta generazione, disco SSD e 4 GB di RAM si presta a qualsiasi tipo di scopo, PHD, un minimo di gaming, insomma anche abbastanza recente non sono affatto un problema. Su questo schermo 10.8 pollici si riescono a tenere due finestre aperte contemporaneamente in modo molto comodo ed evoluto anche per gli standard di Windows 8. La risoluzione in Full HD crea ogni tanto qualche problema quando siamo in modalità desktop, perché non tutti i programmi sono bene ottimizzati per questo tipo di risoluzione, ma comunque è una cosa che magari verrà risolta nel prossimo aggiornamento di Windows 8.1 provvisto proprio per nei prossimi giorni. Da livello prestazionale veramente non c'è nulla da dire, anche la versione con processore Atom Bay Trail, quella più economica, dovrebbe comunque garantire una massima compatibilità con le applicazioni da ufficio, con la produttività domestica e con tutti i contesti in cui può far comodo utilizzare un tablet come questo al posto di un vero computer portatile. E non è da meno neanche l'autonomia, perché con il mio programma di riproduzione
risoluzione web continua Wi-Fi con schermo regolato su auto, la batteria da 36W integrata ha superato abbondantemente le 8 ore e 30 minuti, quindi tranquillamente per coprire la giornata lavorativa. Aggiungendo la tastiera dock si arriva sopra le 15 ore e 30 minuti, quindi davvero penso il miglior risultato che è disponibile in questo momento. Tra l'altro le due batterie vengono gestite in modo molto intelligente, secondo me c'è sempre la priorità a quella del tablet, quindi collegando la tastiera si riesce a sfruttare prima quella della tastiera e poi quella del tablet, tutta una serie di politiche che secondo me sono davvero azzeccate. Tra l'altro la tastiera ha una sua porta USB integrata che permette di ricaricarla anche senza tablet, e questo anche questo è un po' un punto a suo favore. Ok, Venue 11 Pro mi è assolutamente piaciuto, si comporta bene, non ha veri difetti, ho avuto qualche problemino software ma poi è bastato aggiornare i driver. Anche in questo caso viene venduto con un comodo programma con Windows 8.1 e un comodo programma di aggiornamento dei driver che vi consiglio di approfondire, perché Dell è molto attenta da questo punto di vista per BIOS, patch, nuovi firmware che vengono rilasciati con continuità. L'unica pecca, vera pecca, grande pecca secondo me riguardo la tastiera è questa, ovvero la possibilità di aprire lo schermo soltanto fino a questo livello. Questo è il livello di inclinazione massima, 117 gradi secondo le specifiche Dell, ed è davvero poco. Ecco, secondo me è davvero un fattore limitante quando vi trovate a scrivere su un piano, su una scrivania. Ecco, nel mio caso resta il più delle volte scomodo, quindi vi trovate sempre là a cercare di aprirlo di più per poi scoprire che invece è bloccato. È un vero peccato, perché la tastiera ha questo touchpad 16 noni, no? Un po' più grande, un po' più largo e stretto, che permette il multitouch di Windows 8 in modo fantastico. Ha una serie di tasti dedicati qua, proprio alle gesture di Windows 8 qua, è molto stabile al centro, molto comoda per scrivere, e poi abbiamo visto che aggiunge veramente un sacco di ore all'autonomia. Ma con questo vincolo io non mi sento di consigliarvela, perché veramente in molti casi risulta scomoda e si finisce per usare un'altra tastiera, ecco, magari Bluetooth. E a questo punto non conviene neanche più la pena averla, no? Riassumendo, per 699 euro, ovvero 200 euro in meno di un Surface 2 Pro, che sì, resta un filo più potente a livello tecnico, ma comunque meno completo, assolutamente meno flessibile, visto che non ha la batteria integrata e non ha il disco come questo Venue, il tablet Dell mi è piaciuto, insomma, decisamente ve lo consiglio, prendetelo in seria considerazione se avete bisogno di una macchina da lavoro, di un vero sostituto del portatile. Tra l'altro, acquistando questo e la tastiera che abbiamo visto, si spende quanto un Surface 2 Pro, quindi insomma siamo su quel livello, con in più però il vantaggio della tastiera e della batteria aggiuntiva. Trovate maggiori informazioni, ho scritto cose un po' più tecniche, cose un pochetto più precise, su evolution.it.